Sharon Stone ha rivelato la sua odissea. A causa di una diagnosi medica non corretta, stava facendo delle cure sbagliate. Ecco come si è accorta di quello che stava succedendo, rendendosi così conto di avere un tumore. È davvero difficile trovare l'attrice americana Sharon Stone fuori dal set delle riprese mentre non sorride oppure è abbattuta. La 64enne ha affrontato negli ultimi anni numerosissimi problemi di salute, rischiando anche di morire. Nel 2001 gli furono rimossi alcuni tumori benigni nella zona linfatica. Festival del cinema di Cannes 2022, l'arrivo di Sharon Stone sul red carpet, foto EPA, DIO-MACHORCI-LUNGA-ULO. L'attrice aveva spiegato di avere gonfiori nella zona in cui erano cresciuti i tumori, e che ci volle diverso tempo per guarire. Alla fine del 2001, ad un certo punto, iniziò ad avere dei forti mal di testa. Poco dopo scoprì di avere un'emorragia cerebrale, un riversamento di sangue fra il cervello e la membrana che lo ricopre aveva messo a rischio la sua vita. Sharon Stone, l'odissea delle cure mediche sbagliate a quanto sembra, purtroppo, l'odissea dell'attrice sembrerebbe non essere ancora finita. Fra le ultime recenti apparizioni in pubblico c'è la sua presenza a Cannes per l'anteprima del film Elvis. La sua solita gioia ed energia non facevano assolutamente sospettare che stesse di nuovo combattendo con un tumore dopo tutti questi anni. L'attrice americana Sharon Stone arriva al Festival del Cinema di Cannes 2022 per l'anteprima del film Elvis, foto EPA CLEMENSBILAN, PUL. Ad inizio novembre l'attrice americana ha voluto condividere sul proprio canale Instagram un consiglio molto personale. Come fece anche Silvio Berlusconi diverso tempo fa, ha consigliato vivamente ai suoi ammiratori, in particolare alle donne, di chiedere sempre un secondo parere medico. Questo soprattutto se si sente che c'è qualcosa che non va. Chiedete una seconda opinione, l'attrice sarà offline per 6 settimane. Sharon Stone ha spiegato di essersi sottoposta di recente a delle cure mediche sbagliate. È successo perché il medico aveva sbagliato la diagnosi. Lei, però, continuava a sentire dolore, e così il consulto con un altro medico ha confermato la presenza di un tumore fibroide. Per fortuna, sembrerebbe che anche in questo caso sia benigno. L'attrice ha anche spiegato di essere stata operata, il tumore è stato rimosso. Adesso sarà offline per diverso tempo, perché ci vorrà 1,5 mesi per la completa riabilitazione. Anche in un momento come questo, però, è impossibile fermarla, stanno uscendo le sue campagne di sensibilizzazione al voto per le elezioni americane di medio termine. Ecco il messaggio scritto da Sharon Stone su Instagram, in lingua inglese, il consiglio di Sharon Stone, fatevi fare sempre una seconda diagnosi medica, fonte, Instagram. Qui sotto, una recente e bellissima copertina di Vogue Arabia che ritrae l'attrice americana Sharon Stone. La fotografa è Nima Benati, indicata anche da Forbes come uno dei giovani talenti italiani più promettenti a livello globale. View this post on Instagram a post shared by Sharon Stone @SharonStone.